Ti alzi stanco, affaticato, hai dolori muscolari in genere? Materassi T&D ha la soluzione ideale ai tuoi problemi di schiena, con le sue sedie ad Ortanova in Viale Noci 110, strada Mercato, e Cirignola via Venezia 5, vicino all'acquedotto. T&D vi invita a provare il materasso giusto per le vostre esigenze, ampia gamma su tutti i tipi di materassi, memory, lattice, poliuretano, molle insacchettate, molle Bonel e tanti altri modelli. Ampia gamma sulle reti a doghe per un sano e corretto riposo. Agevolazioni fiscali per portatori di handicap e disabili sia su reti a doghe motorizzate che materassi. Riserviamo per questo periodo uno sconto per il tuo vecchio materasso acquistando il nuovo. Venite a visitarci, garanzia, assistenza e prodotti certificati a vostro servizio. T&D, un consiglio giusto da uno staff di professionisti. Vi aspettiamo! Allora, siamo con il professor Pasquale Luscitto, ex sindaco di Ortanova, ex consigliere comunale in più riprese. Professore, molti sono rimasti spiazzati dalla sua discesa in campo, perché in varie occasioni hanno provato a contattarla, a farla tornare in politica, ma lei ha detto no. Questa volta invece ha dato il suo consenso. Perché? Spiazzato sono stato pure io, perché veramente non ci avevo pensato, anche se seguivo con un po' di disappunto le vicende politiche degli ultimi tempi, specialmente da fuori. Io ho una figlia che vive a Roma da sempre, si può dire, da quando per ragioni di studio si è trasferita a Roma, e spesso chiamando il papà, che succede ad Ortanova? Difficilmente si è sentito parlare del nostro paese per cose positive. Questo fa riflettere. Ma è proprio così Ortanova? Secondo me no. Quindi c'è bisogno del concorso di tutti per un'inversione di tendenza forte, addirittura una specie di rivoluzione nel modo di fare, nel modo di comportarsi, specialmente negli atti, nel risolvere i problemi del nostro paese, nel prendere decisioni amministrative. Sono stato contattato da persone che veramente conoscevo, ma non in maniera molto stretta, ma un gruppo nutrito di persone che io ritengo sensibili alla vita della nostra collettività, che mi hanno posto la domanda: te la senti di scendere? Noi riteniamo di poter aver bisogno della tua partecipazione. Naturalmente io sono impegnato, anche se a scuola sono andato in pensione da un po' di tempo, però con mio figlio qui nell'autoscuola, abbiamo anche ad Ordona, e c'ho pure una piccola azienda agricola che mi impegna, quindi mi tiene attivo, e quindi magari il tempo per pensare ad altro è proprio ridotto. Però parlando con i miei figli, parlando con la gente più stretta, più vicina, ha detto tutto sommato ne vale la pena, è il momento giusto per riprendere un discorso che è stato interrotto da me, perché sono stato sindaco due volte, però ho dovuto confrontarmi con una realtà, diciamo, politica difficile. E naturalmente nel momento in cui i numeri sono venuti a mancare, per due volte ho dovuto dare le dimissioni. Dimissioni che darei anche adesso. Il amministrare significa portare avanti i problemi, i progetti che uno ha. Nel momento in cui sono frenati, ogni giorno che passa è un danno per la collettività. Nel senso che non c'è soluzione, si perde tempo. Volersi arrampicare agli specchi significa non pensare agli altri, pensare magari a qualcosa di personale che pure fa male, ma che non può risolversi con l'oblio, con l'allungare della situazione. Quindi quello che mi è successo lo rifarei pure adesso, magari qualcuno la pensa diversamente, però ripeto, non si può amministrare quando, specialmente ai tempi miei, era peggio, perché non si veniva eletto da sindaco, ma si era consiglieri comunali tutti quanti alla pari, al di là di quello che era il supporto, il consenso della gente, tanto consenso, però nel consiglio comunale è uno dei 30,
E quindi quando senti, ci dicevano che non ci stai bene, oppure abbiamo da proporre qualcosa di diverso, automaticamente c'era da accettare e naturalmente non andare a casa di corsa. Sono rimasto a fare il consigliere di opposizione. Io sono stato 20 anni nel Consiglio Comunale e sono nato con i colossi della politica ortese del dopoguerra. Con me nel Consiglio Comunale l'ultima volta c'è stato il sindaco Zambini, che veniva da 30 anni di consigliatura con la carica di sindaco. Erano persone che avevano idee chiare, che hanno fatto del bene pure al paese, però non sempre potevano essere condivise le loro proposte, le loro idee. Quindi ho combattuto per arrivare anche all'elezione al Consiglio Comunale e ancora di più a essere eletto sindaco. All'opposizione ho fatto la mia parte, ritengo. Con l'avvento dell'elezione diretta del sindaco e l'elezione di Moscarella, io in Consiglio Comunale ho messo veramente il cuore, quando proprio alle prime avvisaglie, e io lo dico anche con rispetto, ero più esperto di chi mi è succeduto, e quando dicevo non amministrare così, non per fare l'opposizione, perché sapevo che non c'erano sbocchi, cioè nella prima fase proprio, quando il paese ha subito dei cambiamenti molto positivi e visibili, questa è la realtà, però li abbiamo ottenuto spendendo più di quello che potevamo, le nostre risorse sono state poco considerate, tant'è che i mutui sono cresciuti in 4 anni di oltre il 30%, e quindi non alla portata del nostro comune. Il patrimonio del comune è stato venduto, dissolto, il comune oggi non ha più niente da mettere sul tavolo delle trattative per ottenere altre cose, e questo l'avevo visto subito, e diciamo anche con la mia capacità di tenere rapporti anche personali, cercavo di farlo capire, ma no, non è stato così. Oggi stiamo pagando quegli errori che allora non forse anche involontariamente sono stati commessi, che però pesano su una generazione successiva. Questo è uno dei motivi che mi spingono a dire metti in campo quello che è stata la tua esperienza. Cioè io adesso ho una certa età e quindi non è che ho una prospettiva molto lunga, però dentro di me ho il desiderio di trasmettere ai giovani, a quelli che non hanno avuto esperienze precedenti, il mio modo di fare se condiviso, perché io 2 volte il comune l'ho lasciato sano, cioè al di là del fatto che mi sono dovuto dimettere, io sono sceso quando il bilancio è stato approvato anche dall'opposizione, sono sceso quando il comune non aveva difficoltà, aveva messo a posto i debiti e aveva fatto dei progetti che poi sono stati utilizzati subito dopo. Voglio solo ricordare che quando io piano piano pensavo alla villetta intorno a Sant'Antonio, alla piazza, alla fontana, pensavo in piccolo, cioè rapportandomi a quelle che erano le nostre possibilità, piccoli passi, però il paese aveva bisogno di un cambiamento. Qualcuno che stava all'opposizione diceva no, ci sono altri problemi da risolvere, che serve questa piazza fatta in maniera superiore alle nostre possibilità. Poi quando si è trovata ad amministrare dopo qualche mese automaticamente ha fatto esattamente quello che aveva pensato. Da una parte mi ha fatto piacere, però mi ha fatto capire pure che non si può essere incoerenti, cioè uno non ti stava bene, adesso stai amministrando, fai vedere quello che avresti fatto, invece no, esattamente quello che si era progettato, fatto bene, ripeto, però ci è costato molto.
sopravvissuto all'ultimo periodo politico ad Ortanova, quello che è accaduto al sindaco Calvo? Qualcuno in parte ci ha visto anche delle analogie nelle difficoltà di condurre un'amministrazione con il suo operato. Cosa vi divide oggi invece e come ha vissuto quel periodo? Io con l'avvocato Calvo ho avuto un rapporto in passato non molto stretto ma di grande rispetto, devo dire, specialmente con il papà, ma pure lei giovane, l'ho incontrato molte volte andando a trovare il papà anche per problemi che riguardavano il comune di Ortanova. E all'inizio l'ho considerato una grande speranza, cioè una novità per il nostro paese, un sindaco donna, che faceva capire che avremmo avuto forse qualche momento migliore del precedente. Abbiamo vissuto i tempi della discarica, io ho vissuto pure io i tempi della discarica, però non l'ho fatta aprire ad Ortanova. È stato uno dei motivi per cui è caduta l'amministrazione, la non condivisione di una mega discarica che doveva portare a Ortanova rifiuti da tutte le parti d'Italia. Si è costruita ad Altamura, la Tradeco doveva venire a Ortanova, con un finanziamento di circa 11 miliardi. Ebbene, lì non sono nati diciamo, dei dissensi, punti di vista, insomma, io non ritenevo che fosse quella la soluzione per il nostro paese. Il problema di scarica esiste sempre, io ho risposto anche in tribunale per i problemi delle discariche, le varie discariche, però secondo me era un problema che andava risolto nell'ambito dei 5 reali siti. A questo proposito devo dire che nel lontano 86, io sindaco di Ortanova, Leone sindaco di Ordone, i primi discorsi sui 5 reali siti li abbiamo fatti con Palomba, che era diciamo, un amico personale, non impegnato in politica in quell'epoca, a Carapelle, con l'assessore provinciale Novelli, con diciamo, i rappresentanti più, diciamo, più alto livello del Partito Socialista, si è parlato di 5 reali siti. E le premesse naturalmente sono rimaste, si sono realizzate nel tempo, quando proprio Palomba da sindaco, secondo me anche con, diciamo, il consenso, con l'apporto degli altri, ha fatto qualcosa di nuovo. Però secondo me i 5 reali siti non devono rimanere una, diciamo, un'associazione sulla carta. I 5 reali siti devono veramente fondersi, nel senso che diversi problemi, tra cui anche la futura discarica, perché non è che sarà eterna la discarica di Cerignolo, anche la discarica, i trasporti interni, anche la sicurezza, sono problemi che ci devono vedere coinvolti, ma in maniera diciamo paritaria, senza avere la superbia di chi rappresenta un po' di più, un po' di meno. Proprio abbiamo le radici identiche, ci dobbiamo fondere veramente. Io mi rammarico quando vedo, quando vado a Ordona all'autoscuola, ci sono i ragazzi che vengono a Ortanova a scuola superiore. Per venire a scuola da Ordona a Ortanova sono 6 km, ci impiegano più di un'ora, un'ora e un quarto, sia per venire che per tornare. È una cosa che dobbiamo sopportare, dobbiamo fare qualcosa perché si possa trovare anche nel campo scolastico un rimedio che ci veda insieme. Con tutte le opportunità non c'è bisogno di allontanarsi molto, almeno fino alla scuola superiore, e questo naturalmente è uno degli obiettivi che io mi prefiggo di raggiungere, cioè i 5 reali siti che insieme naturalmente con in senso paritario dico anche con aperture, con incontri, con diciamo anche tavole rotonde aperte. Uno dei problemi grossi che ci affligge, quello dell'agricoltura, deve essere affrontato dai 5 reali siti in maniera forte. Noi abbiamo bisogno di valorizzare la nostra agricoltura, perché lo Stato è soltanto un agricoltore che produce beni che poi non hanno identità. Io, se avrò la fortuna di rappresentare il paese, cercherò insieme agli altri rappresentanti di creare il marchio dei 5 reali siti, il consorzio dei 5 reali siti, e quindi i nostri prodotti agricoli come i carciofi, come in genere l'ortofrutta, deve partire da Ortanova con il marchio, con il
del consorzio dei cinque reali siti, quindi fare un disciplinare, farsi aiutare, collaborare anche con l'università che abbiamo a Foggia, che sta facendo anche cose che magari non vengono viste, ma che hanno importanza a livello nazionale. Hanno avuto dei risultati che sono stati riconosciuti a livello nazionale sulla sperimentazione, e quindi approfittare di questa presenza senza chiuderci. Little Italy Caffè è il luogo giusto per il tuo relax quotidiano. A Little Italy Caffè troverete cornetteria, pasticceria, caffetteria, aperitivi, sala tè, cioccolateria, caffè d'orzo, ginseng e crema caffè. Little Italy Caffè è in Viale Ferrovia 23 ad Ortanova, telefono 0885 78 18 23. Little Italy Caffè, il tuo relax quotidiano. Mai come in questo caso, in questa campagna elettorale, appare molto difficile trovare delle indicazioni politiche, delle collocazioni politiche in senso stretto, perché con la crisi della politica e dei valori si è disperso un po' il capitale legato alla buona politica. Lei è stato un uomo della Prima Repubblica sotto un certo aspetto, e qualche settimana fa è venuto fuori anche una certa storia particolare, quella delle sue relazioni personali con l'ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini, ad oggi molto rimpianto della politica. Che cosa serve ad oggi per migliorare l'aspetto politico generale? Io vorrei precisare che non è che ho vissuto intensamente un rapporto personale con il Presidente della Repubblica. Io l'ho conosciuto, naturalmente io sono, ero e sarò socialista, ritengo di potermi identificare in quest'area. Certo, è cambiato molto. La caduta del muro di Berlino e le ideologie, insomma, non sono un po' state modificate. Qualcuno pure ha dovuto ammettere che probabilmente non era la strada che perseguivano, quella diciamo più adatta, più giusta. E oggi, come vediamo pure a livello nazionale, si cercano gli incontri, perché i problemi possono essere risolti anche stando su punti di osservazione diversa. E questo che io voglio fare pure a Ortano. Io non ho perso la mia identità, sarei praticamente traditore di me stesso, però ritengo che Ortano è quello che deve accomunare gli amministratori, deve essere soprattutto l'essere persone adatte e soprattutto persone per bene. Abbiamo bisogno di queste persone per poter cambiare ad Ortano. Ripeto, ci sono state vicende magari non valutate bene, quindi in buona fede, qualcuno magari forse non proprio in buona fede, che hanno danneggiato il nostro paese. Il nostro paese che si è sviluppato male, se guardiamo come si è estesa la zona artigianale, le opere di urbanizzazione costano molto di più di quello che sono le entrate del comune, e comunque il suolo comunale costa l'impossibile per iniziare un'attività. 50, come mi hanno riferito, 50 euro al metro quadro sono molto di più di quello che serve per comprare il suolo edificatorio. Quindi nessuna impresa si può permettere il lusso di partire investendo una somma soltanto per l'acquisizione del suolo. Cosa si può fare in questo senso? Io l'ho fatto anche prima, cioè nel senso che i suoli non devono costare per tutti allo stesso modo, bisogna avere il coraggio di fare una distinzione. Noi abbiamo avuto a Ortanova la possibilità di costruire case popolari perché il suolo comunale è stato dato all'istituto quasi gratuitamente, e io proprio ho vissuto la vicenda degli ultimi 32 che hanno avuto l'alloggio e che adesso vivono in maniera decente, che prima vivevano nella vecchia scuola media, che adesso è dalla ASL, stavano nella caserma. Quindi se qualcuno poi ha preso al volo la situazione e ha detto che io ho messo a posto il paese, erano persone disperate che da qualche parte dovevano stare, e tanto sono andati via perché per fortuna si sono costruiti quegli alloggi. Quegli alloggi erano destinati all'edilizia popolare di Foggia, mi permetto di dirlo adesso, siamo stati, diciamo così, bravi a offrire
all'Istituto Autonomo Cosenza, qualcosa che era nostro, il nostro patrimonio, però pensando a quello che poteva essere poi il vantaggio per tante famiglie. Manca questo anno nella zona PIP, la zona PIP è la stessa cosa. Non si può, come fa un'impresa a creare poi occasioni di lavoro se non può proprio partire? Quindi bisogna valutare caso per caso. Il suolo nella zona artigianale e industriale non deve essere un investimento e basta, perché molti hanno qualcosa da togliere dalle banche, comprano il suolo e aspettano. Invece caso per caso deve essere valutato che proposta c'è. Non si può fare una casa più grande nella zona artigianale e far diventare poi la zona artigianale una zona residenziale. In molti casi sta avvenendo questo. Quindi il suolo non deve avere lo stesso valore. Il suolo può essere, non dico dato gratuitamente, perché adesso siamo andati nel privato e purtroppo gli espropri sono costati tanto al comune. Certo. E non si può andare, però nello stesso tempo non si può dire che quella cifra che si paga oggi sia compatibile con l'inizio di un'attività. Certo. È difficile, però bisogna cimentarsi, avere il coraggio di dire sì e no, a seconda di quello che sono i momenti, a seconda di quello che sono le proposte. Manca un mese, circa un mese, alla compilazione delle liste, alla presentazione delle liste. Voi a che punto siete? Quali sono i dogmi che dovete rispettare per la presentazione delle liste? Noi siamo a buon punto, stiamo completando la sede che sarà la casa della mia amata mamma che ha lasciato e quindi non avremo spese da affrontare. Sicuramente mamma sarà felice da lassù. E le liste sono aperte ancora, però siamo a buon punto, stiamo completando la seconda lista, però siamo, come dicevo, alla ricerca di persone che siano funzionali almeno in partenza a quello che è il nostro progetto. Cioè il nostro progetto è quello proprio di cambiare radicalmente la vita del comune, a partire anche dall'organizzazione degli uffici comunali, senza con questo voler far apparire una velata minaccia, però se avremo la fortuna di essere chiamati a rappresentare Ortanova, gli uffici devono essere modificati. L'ufficio più importante nel comune di Ortanova per me sarà l'ufficio agricoltura, che non può essere l'ufficio dove si va a fare la richiesta dell'assegnazione del gasolio, del gasolio agricolo o comunque dei carburanti agricoli, ma deve essere un ufficio che faccia da orientamento, da capofila e che praticamente stia davanti ai nostri agricoltori, bravi a coltivare e a produrre, ma che poi in balia del mercato, perché mancano proprio le relazioni con il mercato. Quindi un piccolo sforzo per potenziare questo ufficio, magari facendo diventare meno importanti, se così si può dire, uffici dove magari in passato c'era la fila, parlo dell'ufficio tecnico, una fila dovuta al fatto che ci sono persone che devono curare, gli interessi, devono ottenere la cosiddetta burocrazia, in senso buono voglio dire, però ripeto, ma non solo questo, poi la scuola non deve essere presa in maggiore considerazione, bisogna cercare anche di allargare l'offerta formativa. Se potremo fare, io sono stato quello che ha fatto sdoppiare e nascere l'Olivetti, si chiama adesso, ma prima era semplicemente la sezione staccata dell'Einaudi. Con l'aiuto di uomo di scuola, con l'aiuto delle persone della scuola, siamo riusciti a avere finalmente, parlo di cose accadute ormai tanti anni fa, l'autonomia della scuola superiore, che poi adesso abbinata col liceo, insomma, è diventata una realtà importante. Però secondo me a Ortanova manca un indirizzo fondamentale, sarò magari ripetitivo, un
indirizzo agricolo, vedere un pochettino come formare di più i giovani che vogliono dedicarsi all'attività agricola, che oggi è l'unica che forse offre prospettive di sviluppo sul piano occupazionale. Abbiamo una terra baciata dal sole e soprattutto avuto per grazia del Signore, veramente fertile, e con i contadini, con la loro esperienza che produce, ma si può fare ancora di più. Dobbiamo diventare competitivi proprio con l'elevazione della cultura. Avere gente che oggi si spende in agricoltura dopo aver fatto sacrifici di studio significherà un investimento sicuro per il futuro, cioè sviluppo, e con la possibilità che i ragazzi non vadano via appena terminati gli studi. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Per chiudere, quale messaggio vuole rivolgere ai suoi prossimi avversari politici e alla cittadinanza? Cioè, lo dico a cuore aperto. Secondo me, io perché sono sceso in campo, fra l'altro? Perché non ho mai amato il clima del affrontare i problemi del comune, cercando di vincere sull'avversario a tutti i costi, magari denigrando l'avversario. È una cosa che non mi piace. Quando si incomincia ad usare la carta da bollo e ad essere a tutti i costi attenti al legittimo, all'illegittimo, le controversie poi vanno a finire in tribunale e si risolvono dopo anni e anni, mentre i problemi del comune si inceppano, perché a volte i rapporti personali sono fondamentali per poterlo risolvere. Quindi ci vuole un clima diverso. Chi deve amministrare si deve proporre, deve dire quello che vuole fare, e se vince con l'avversario, non col nemico, deve portare avanti il suo discorso, non deve cercare di prevalere annientando, dimostrando che l'avversario ha dei difetti. Va bene, quelli verranno fuori da soli, ma intanto deve cercare di dire quello che vuole fare e di far capire che è la proposta migliore, perché se non è la migliore pure lui se ne sta a casa. Ma sicuramente, come è successo a me, salire sul comune e scendere nel momento in cui arriverà il momento di dover lasciare il proprio compito deve essere la stessa cosa. Cioè, come si sale così bisogna scendere, non con i rapporti rovinati tra persone, addirittura persone che si volevano bene, di famiglia, solo perché si va sul comune e si vuole avere per forza ragione. E poi quello che dico pure, curare gli interessi collettivi, mettere da parte quello che può essere un'aspirazione personale, significa creare il futuro dei figli, pure quelli che hanno avuto qualche vantaggio in passato, comportandosi, cambiando da un partito all'altro, girando sempre. Se oggi fanno una riflessione, a pagare sono anche i loro figli. Se avessimo fatto insieme quello che volevamo, almeno quando nelle proposte fatte insieme e realizzate insieme, probabilmente Ortarona avrebbe avuto oggi una qualità di vita migliore. A questo dobbiamo tendere, e questo è il mio impegno, altrimenti ho fatto il mio tempo, ho dato il mio contributo. 20 anni in Consiglio Comunale penso che siano sufficienti per un cittadino che magari è attento, che vuole stare in mezzo. Sento ancora il bisogno di fare un ultimo sforzo, questo è il motivo. Quindi a quelli che verranno con me, che sia chiaro, abbiamo messo dei paletti. Noi non giudichiamo i candidati, non ho detto che voi dovete portare il certificato penale, oppure, però facciamo una prova, candidiamo persone che non hanno avuto motivo di essere coinvolti con le ultime vicende. Questo penso che non è voglia di giudicare, è soltanto avere la speranza che almeno in partenza ci sia gente che possa dare tutto senza dover pensare a quello che è accaduto in passato. E ripeto, quando dico questo, io soffro perché so che ci sono persone, anche a me vicino, che hanno dato tutto quello che potevano, però
nel turbine sono stati coinvolti, avevano magari ragione, però poi non si è capito più niente. Quindi chiarezza per questo, noi arriviamo con una nuova proposta, proprio mettere punto e a capo, così chiameremo una delle nostre liste. Punto e a capo vuol dire senza considerare quello che c'è, rimboccandosi le mani, guardando la situazione e cercando di andare avanti, smorzando proprio quei toni velenosi che si sono venuti a creare. E invito anche gli altri candidati sindaci a porsi il problema e magari a orientarsi, questo lo dico perché magari un po' più grande d'età, ma proprio perché con tutti quelli che sono i candidati io ho avuto e ho un rapporto di affetto e di stima che ci può far fare bene insieme, qualunque sia, diciamo, il ruolo che svolgeremo, se lo svolgeremo. Ok, grazie, in bocca al lupo.